Benvenuti su Racconti di Luci, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e bentornati su Racconti di Luci, storie di fotografia. Dopo il breve stop di novembre, torniamo a raccontare le storie che più ci piacciono. E lo facciamo in grande, parlando di uno dei fotografi più apprezzati e famosi della storia. La sua vita potrebbe essere tranquillamente trasposta in un film. I suoi continui viaggi, gli avventurosi e rischiosi reportage e i suoi grandi amori andrebbero benissimo per la trama di un film. Ma secondo me andrebbero anche a mascherare il grande talento e la grande sensibilità che aveva come fotografo. Stiamo parlando dell'indimenticabile Robert Capa. Puntata numero 20. Robert Capa. Robert Capa è lo pseudonimo di Endre Friedman, che nacque il 22 ottobre del 1913 a Budapest, in Ungheria, da una famiglia ebrea proprietaria di una sartoria alla moda. La madre, Juliana Berkowitz, era la proprietaria della sartoria ed il padre, Desko Friedman, lavorava nelle attività di famiglia come sarto. Endre aveva due fratelli. Il maggiore, Laszlo, morì purtroppo quando Endre aveva 20 anni, mentre il minore, Cornel, divenne anche lui stimato fotografo. L'infanzia di Endre fu relativamente felice e durante l'adolescenza espresse interesse per il Munkacor, un gruppo di artisti socialisti d'avanguardia con i quali in seguito partecipò alle manifestazioni contro il regime dell'ammiraglio Miklos Horthy. Nel maggio del 1931, quando Endre aveva 17 anni, sebbene non fosse politicamente attivo, la sua affiliazione al gruppo lo portò all'attenzione della polizia segreta ungherese, che lo arrestò e lo interrogò. Grazie all'intervento della moglie del capo della polizia, che era una buona cliente della sartoria di famiglia, Endre venne rilasciato, alla condizione però di lasciare immediatamente Bucarest e l'Ungheria. Fu così che a ridosso dell'età adulta, Endre si ritrovò esiliato ed iniziò a viaggiare per il centro Europa, passando per Vienna, poi Praga ed infine stabilendosi a Berlino, dove, grazie all'aiuto economico dei suoi genitori, si iscrisse alla Hochschule für Politik per studiare giornalismo. Ben presto però, a causa della recessione economica, la famiglia non fu più in grado di inviare periodicamente soldi per gli studi, i quali vennero quindi presto abbandonati. Endre iniziò a cercare lavoro e venne assunto come fattorino presso la Depoth, un'agenzia fotogiornalistica dove in poco tempo venne promosso ad assistente di camera oscura e successivamente apprendista fotografo. In merito a questo periodo Endre disse: «Mentre continuavo a studiare, i mezzi dei miei genitori si sono esauriti e ho deciso di diventare fotografo, che era la cosa più vicina al giornalismo per chiunque si trovasse senza parola». In poco più di un anno Endre passò quindi dalle carceri di Bucarest alla conferenza di Leon Trotsky a Copenaghen, dove fu inviato per il suo primo incarico fotografico. Sebbene il suo primo incarico, il suo primo lavoro andò bene e questi aumentassero, l'ascesa al potere del partito nazista di Hitler nel 1933 costrinsero Endre a fuggire nuovamente e a dirigersi verso la vicina e più sicura Parigi. Parigi segna la svolta. Qui Endre incontra le tre personalità più importanti della sua vita. La prima fu David Seymour, detto Cim, incontrato tra i caffè di Montparnasse, che in seguito gli presentò Ernie Cartier-Bresson, fotografo di cui abbiamo già parlato alcune puntate fa. Dover ricominciare di nuovo una vita a Parigi non fu facile, e dopo un primo periodo veramente difficile, anche solo per trovare da mangiare, Endre riuscì, grazie ad un ex collega di Berlino, a trovare un incarico come fotografo. Nell'estate del 1934, quando nella società parigina cominciava a farsi chiamare André invece che Endre, conobbe Gerda Poreuil,
una giovane ragazza ebrea originaria di Stoccarda, che, come lui, era fuggita dalla Germania l'anno precedente, quando Hitler salì al potere. Ben presto i due si innamorarono ed andarono a vivere insieme. In seguito Gerta lavorò nella stessa agenzia fotografica di André e lo aiutò a battere a macchina le didascalie delle sue foto. E André ricambiò insegnandole i rudimenti della fotografia. Fu proprio da un'idea di Gerta che nacque il mito di Robert Capa. Infatti, nel 1936, per far fronte agli scarsi guadagni dovuto dalla sempre più crescente discriminazione che gli ebrei anche in Francia avevano in ambito lavorativo, la neofotografa decise di promuovere e vendere le loro foto come quelle di una mitica figura americana di nome Bob Capa, dando ad intendere alle varie riviste che era un privilegio avere la possibilità di acquistare i lavori di quel genio misterioso. I redattori, incuriositi e colpiti dalle foto, iniziarono a comprare e pubblicare i loro lavori, arrivandole anche a pagarli il triplo rispetto al solito. Riguardo la provenienza del nome Capa, ci sono varie teorie. C'è chi indica che sia ispirato al nome di Frank Capra, famoso regista di Hollywood. C'è chi invece dice che derivi dal soprannome Capa che Andrei aveva quando stava a Bucarest. Ben presto, le foto diventarono richieste e il nome di Capa cominciò a girare insistentemente tra le redazioni dei giornali e, naturalmente, il flebile stratagemma venne mascherato. André decise quindi di cambiare e adottare per sempre il nome di Robert Capa, mentre Gerta decise di cambiare il proprio nome in Gerda Taro, ispirandosi a una giovane artista giapponese di nome Taro Okamoro, al tempo in attività a Parigi, e sfruttando anche l'assonanza con la stimata attrice svedese Greta Garbo. I due ricevettero uno dei loro primi importanti incarichi dalla rivista francese Vue, che li inviò in Spagna per documentare la guerra civile spagnola. Fu proprio qui che nel settembre del 1936 Capa scattò uno degli suoi scatti più iconici, The Fallen Soldier, dove venne fotografata la morte al fronte di un miliziano repubblicano. La foto fu pubblicata su diverse riviste, sia in Francia che oltreoceano che oltre Manica. L'autenticità della foto fu più volte messa in discussione e ad oggi non si hanno prove inconfutabili a suo favore. Nel 1937, Capa fu richiamata a Parigi per un lavoro e Gerda rimase in Spagna a documentare la guerra, nei pressi di Madrid. Il 26 luglio di quell'anno, a soli 27 anni, la giovane compagna di Robert rimase purtroppo uccisa durante un tentativo di fuga della resistenza. Infatti l'auto su cui viaggiava venne speronata da un carro armato repubblicano, anch'esso in fuga, e lei rimase schiacciata. Come abbiamo avuto modo di conoscere nella puntata dedicata alla Taro nella prima stagione, Capa fu profondamente colpito dalla sua morte. Non superò mai la sua perdita e nonostante negli anni abbia avuto numerose relazioni anche con personalità importanti, la Taro rimase l'unica donna a cui fece la proposta di matrimonio e probabilmente l'unica donna che portò nel cuore per tutta la vita. Robert comunque non smise di fotografare. Ritornò a documentare il conflitto spagnolo e mentre era in terra iberica fece amicizia con il grande scrittore Ernest Hemingway, che era anche lui lì per descrivere il conflitto, cosa che farà poi in seguito pubblicando il famoso romanzo Per chi suona la campana. Verso la fine del conflitto, quando oramai i repubblicani stavano perdendo la guerra contro il generale Franco, il Picture Post, una rivista di fotogiornalismo inglese, dopo aver pubblicato le ennesime foto di Capa, lo descrissero come il più grande fotografo di guerra del mondo. Robert aveva solo 25 anni. Con un piccolo salto temporale di 70 anni, apro una parentesi e arrivo al 2007, anno in cui furono ritrovate in Messico tre scatole piene di rotoli di pellicole, contenente 4.500 negativi che ritraevano la guerra civile spagnola. Quei negativi furono scattati da Capo, dalla Taro e da David Seymour. Negativi che fino a quel momento furono considerati perduti.
Le scatole riportarono alla luce altre notevoli foto del trio e sciolsero alcuni dubbi circa la paternità degli scatti, dando anche nuovamente risalto alla reputazione fotografica della Taro, alla quale vennero giustamente accreditate alcune istantanee fino ad allora attribuite a Capa. La storia delle tre scatole, o meglio valigie, fu raccontata da un bellissimo documentario del 2011 intitolato appunto La valigia messicana. Al momento non è facile da reperire, ma spero che molto presto ritorni disponibile. Ritornando alla fine degli anni 30, precisamente nel 1938, Capa si recò in Cina per documentare la resistenza all'invasione giapponese per conto della rivista Life. Dopodiché ritornò a Parigi, dove però notò le prime avvisaglie di persecuzione nazista e fu così che volò in fretta e furia a New York, dove il suo nome era mai rinomato tra gli addetti ai lavori. Il più grande fotografo di guerra non poteva esimersi dal fotografare il grande conflitto mondiale in atto in Europa e fu così che nel 1941 tornò oltreoceano, prima in Inghilterra e successivamente in Nord Africa e in Italia, per documentare la Seconda Guerra Mondiale. Capa scattò e pubblicò moltissime foto del conflitto, ma quelle che più salirono alla ribalta furono quelle scattate durante lo sbarco in Normandia degli alleati ad Omaha Beach, durante il famoso D-Day. In quell'occasione, Capa fu assegnato al 16° Reggimento di Fanteria, prendendo parte insieme ai soldati all'invasione alleata, cosa non da poco per un civile armato solo di fotocamera. Successivamente dichiarò di aver scattato 106 foto, ma si scoprì che tutte, tranne 11, furono distrutte. Gli scatti furono rinominati i Magnifici 11. In un primo momento la responsabilità delle foto distrutte fu data ad un tecnico di laboratorio che accidentalmente le aveva rovinate in fase di sviluppo. In periodi più recenti, però, quello che fu allora l'editor presso Life ha ipotizzato che le foto possano essersi rovinate non in fase di sviluppo, ma proprio durante lo sbarco per via dell'acqua salata e della sabbia. Dopo l'arrivo degli alleati in Francia, Capa immortalò le ultime fasi della guerra scattando durante la liberazione di Parigi, dove rincontrò Ernest Hemingway. Altri scatti iconici di quest'ultimo periodo della guerra furono La donna rasata di Charles, dove venne fotografata una collaborazionista francese punita per l'aiuto che diede ai tedeschi durante il conflitto. E il secondo scatto è Il ritratto dell'ultimo uomo a morire, o meglio The Picture of the Last Man to Die, immagine molto forte che raffigura il corpo esanime di un 21enne soldato americano ucciso a Lipsia da un cecchino tedesco proprio pochi giorni prima della fine della guerra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Capa intrattenne una relazione con Hélène, una giovane ragazza inglese che nel suo libro di memorie di guerra indicò come Pinky. La loro storia d'amore durò fino alla fine della guerra e alcuni mesi dopo Capa divenne l'amante della famosa attrice Ingrid Bergman, che seguì successivamente ad Hollywood fino al 1946, anno in cui ritornò al suo amato lavoro di fotoreporter. L'anno seguente, nel 1947, Capa diede alla luce uno dei suoi progetti più importanti. Insieme ai colleghi Ernie Cartier-Bresson, che aveva conosciuto anni prima tra i tavolini e i caffè parigini, David Seymour, Van de Verde e George Roger, fondò la Magnum Photos, un'agenzia fotografica che si occupava di distribuire e proteggere le foto dei suoi associati. Gli incarichi più significativi che Capa ebbe nell'immediato dopoguerra includevano la documentazione della situazione post-bellica in Russia insieme allo scrittore americano John Steinbeck e in seguito anche la ripresa dell'indipendenza di Israele e i successivi combattimenti. Arriviamo così agli inizi degli anni 50, durante i quali Capa si recò in Giappone per una mostra associata a Magnum Photos.
Mentre era nel paese del Sol Levante, la rivista Life gli chiese di andare in missione nel sud-est asiatico, dove le truppe francesi stavano combattendo nella prima guerra d'Indocina. Nonostante in più occasioni Capa avesse espresso il desiderio di occuparsi sempre meno o addirittura per niente dei teatri di guerra, accettò comunque il lavoro. Il 25 maggio del 1954, mentre accompagnava il reggimento francese lungo il fiume Rosso, nell'attuale Vietnam, Capa decise di lasciare la sua jeep e risalire la strada per fotografare l'avanzata. Purtroppo rimase ucciso quando calpestò una mina vicino alla strada. Aveva 40 anni. Il generale delle truppe francesi dichiarò: Capa cadde come un soldato tra i soldati. Robert Capa fu il fotografo delle cinque guerre: la di Spagna, Cina, la Seconda Guerra Mondiale, Israele ed Indocina. Fu il più grande fotoreporter di guerra. Secondo il giornalista Alex Kershaw, fu il primo fotografo a far sembrare il fotogiornalismo affascinante e sexy. Non solo fu tra i primi fotografi a portare la sua macchina fotografica sul campo di battaglia in prima linea, ma spesso si integrò e fece amicizia con le truppe che seguiva, condividendone tutti gli aspetti bellici, anche quelli più scomodi e infelici. Fece della sua citazione più famosa un vero e proprio stile fotografico. Infatti, quando disse: «Se le vostre foto non sono abbastanza buoni, non siete abbastanza vicini», intendeva proprio il modo di fotografare, di vivere la fotografia. Era costantemente vicino alle storie che raccontava. Era così che riusciva a portare allo spettatore la realtà della guerra con un'immediatezza prima inimmaginabile, umanizzando così i suoi soggetti e raccontando le storie dietro le loro vite. Un altro aspetto importante dell'eredità di Capa fu il suo profondo impegno nella creazione e nella gestione della Magnum Photos. Non solo tramite l'agenzia fotografica riuscì a permettere ai fotografi freelance di tutelare e distribuire al meglio i propri lavori, ma in prima persona si impegnò ad aiutare monetariamente se necessario ed elargendo consigli i nuovi associati che lui stesso cercava ed invitava in Magnum. La frase di Robert con cui voglio concludere questa puntata è forse una delle meno conosciute, ma secondo me è una delle sue più belle, che esprimono al meglio l'animo tormentato dagli anni di guerra di Robert. Come fotografo di guerra spero di rimanere disoccupato per il resto della mia vita. Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.